Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, in questo video parleremo nuovamente di applicazioni. Nello specifico andremo a parlare di Instagram e la sua nuova funzione Reel finalmente arrivata anche in Italia, ma ne parleremo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, innanzitutto per avere a disposizione la nuova funzione Reel di Instagram non resta altro che aggiornare la nostra applicazione. Se avete un dispositivo Android vi recate a Play Store, se avete un dispositivo iOS vi recate all'App Store, insomma solite cose per aggiornare le vostre applicazioni. Come si attiva Instagram Reel? Instagram Reel si attiva nel momento in cui noi clicchiamo sul pulsante per creare una storia e proprio in basso troviamo il pulsante Reel che ci consente di registrare brevi filmati fino a 15 secondi. Un po' come le stories di Instagram, ma con qualche piccola funzioncina. Allora, innanzitutto andiamo a vedere un po' quelle che sono le funzionalità principali di questo Instagram Reel, che non appena abbiamo registrato il nostro filmato di 15 secondi abbiamo la possibilità di inserire un brano musicale sia quelli consigliati nei per te oppure con uno slide laterale andando a cercare un brano a nostra scelta. Un'altra funzione di Instagram Reel è quella lì di andare a variare la velocità del nostro video registrato, quindi possiamo variare la velocità dal 3x al meno 3x, quindi un po' come TikTok che ci consente di variare la velocità sia durante il video oppure di un video già registrato dalla nostra galleria. Un'altra funzione aggiunta a Reel è quella lì di andare a selezionare gli effetti ai nostri video, che li possiamo recuperare attraverso lo slide in basso non appena clicchiamo sul pulsante. Quindi un po' come le Instagram Stories, quando vogliamo qualche effetto, cliccare sul pulsante e andare a recuperare l'effetto che vogliamo applicare al nostro video. Un'altra funzione è quella di andare a variare il timer, che rispetto a TikTok possiamo selezionare di quanti secondi vogliamo attraverso lo slide in basso. TikTok ci mette dei secondi già preimpostati, mentre invece con Instagram Reel attraverso lo slide possiamo scegliere il tempo per cui vogliamo far partire il nostro video. Poi, nel momento in cui abbiamo finito di registrare il nostro Instagram Reel, ci dà la possibilità di pubblicarlo o come Reel oppure come storia Instagram. Ma non solo, ci dà la possibilità di inserire il nostro Instagram Reel anche sul feed di Reel di Instagram e ci dà anche la possibilità di condividerlo nei feed di Instagram. Proprio come funziona con TikTok, ci dà la possibilità di pubblicare subito un video oppure di salvarlo nelle bozze. Allora, qui ragazzi voglio farvi un appunto perché per quanto riguarda le bozze funziona allo stesso modo di Instagram. Quindi nel momento in cui noi abbiamo registrato un video, purtroppo essi non sono sincronizzabili con altri tipi di dispositivi laddove è connesso il nostro account Instagram. Quindi se abbiamo registrato il video dal nostro smartphone principale lo possiamo recuperare solo da lì. Quindi non ci sbattete la testa, proprio come TikTok, perché non li potete recuperare anche se avete sincronizzato il vostro account con altri dispositivi. Allora ragazzi, io ho voluto fare questo video, ho voluto parlarvi perché io sinceramente Instagram Reel non l'ho provato, anzi ho provato un po' le funzionalità per registrare questo video leggermente di fretta e furia, spero che ne esca bene, però devo dire che a me sinceramente Instagram Reel non mi ha proprio entusiasmato come TikTok, che TikTok si mette a disposizione molte più funzioni e un'altra cosa che manca a Instagram Reel è che non abbiamo un editor integrato rispetto a TikTok, che TikTok con gli ultimi aggiornamenti ci dà anche la possibilità di tagliare delle piccole parti centrali con il suo editor integrato rispetto a Instagram Reel, che anche se carichiamo un video dalla nostra galleria purtroppo possiamo accorciare o diminuire quel video ma senza tagliarne le parti centrali.
Quindi ragazzi, beh, probabile che Instagram Reel con i prossimi aggiornamenti vada ad integrare più funzioni, questo chi lo sa. Al momento mi sento di dire questa cosa qui, che per me personalmente Instagram Reel non mi ha entusiasmato. Quindi ragazzi, se anche voi avete aggiornato la vostra applicazione Instagram e avete pubblicato già qualche video su Instagram Reel, fatemelo sapere qua in basso nei commenti che ve ne pare, come sono le funzionalità. Insomma ragazzi, fatemi sapere la vostra in qualsiasi ambito qua in basso nei commenti. E vi raccomando, se questo video vi fosse piaciuto, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita, e soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. E restando in ambito di Instagram, proprio come vi dice qui di lato l'animazione, potete seguirmi su Instagram @ MeticosLink, ma trovate il link a tutti i miei social qua in basso in descrizione. E noi ragazzi, come sempre, ci vediamo qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!